paure. E pensare che quello degli insetti rappresenta un vero e proprio universo parallelo che convive con noi, se noi potessimo osservare anche all'interno delle nostre case cosa succede tra la polvere, negli anfratti, negli angoli, in cucina, eccetera, scopriremo che c'è un mondo vero e proprio da quale mondo abbiamo anche spesso imparato e abbiamo molto da imparare. Per parlare di questo mondo meraviglioso abbiamo invitato un entomologo, un professore che studia appunto gli insetti, il professor Enrico Stella. Allora, professore, lei ha scritto un libro che si chiama Elogio dell'insetto. Esatto. E quindi l'insetto visto come qualcosa di estremamente positivo all'interno del grande libro della natura. Certamente. Quando è cominciata, secondo lei, questa repulsione, questo senso di avversione, questo senso di ribrezzo che l'uomo ha nei confronti degli insetti, spesso immotivato? Ma è cominciato molto probabilmente con il primo contatto degli uomini con determinati insetti, i quali trasmettevano delle malattie. Magari all'inizio non ci si accorgeva, non si sapeva assolutamente che le malattie fossero trasmesse dagli insetti, però se non altro si trattava di insetti fastidiosi o di insetti pungenti soprattutto. Quindi che potevano portare fastidio fino alla malattia fino alla malattia. Anche alla morte. E l'entomologia, cioè lo studio degli insetti, quando è cominciato? Ma l'entomologia e lo studio degli insetti è antichissimo, già abbiamo degli accenni in Aristotele, per esempio, Plinio il Vecchio. Io ho comprato i libri in latino, anche tradotti in italiano, di Plinio il Vecchio. Ovviamente ci sono moltissime imprecisioni, però ci sono delle notizie anche interessantissime. Quindi da subito l'uomo ha cominciato a capire che era un mondo, oltre che affascinante, a volte anche utile, perché poi basta pensare all'apicoltura, di cui parleremo anche poi in seguito nella nostra puntata, al baco da seta, cioè a tutte quelle quegli insetti che possono poi risultare anche utili, insomma. Sì, il fatto è che ci sono degli insetti utilissimi che in genere non vengono neanche considerati, ecco. Cioè noi magari alleviamo le api per il miele o per la cera, oppure alleviamo il baco da seta per la seta, mentre poi in realtà le api sono importantissime per l'impollinazione. Cioè in sostanza, se non ci fossero le api, se non ci fossero le farfalle, dei ditteri che rassomigliano alle api, che si chiamano sirfidi, quindi sono delle mosche che hanno l'aspetto di api. Mm. E sono floricoli, ci sono anche dei coleotteri che vanno sui fiori a succhiare o il nettare o il polline, o a mangiare il polline. Tutti questi insetti permettono all'80% delle piante di fruttificare, perché c'è vero il trasporto del polline da parte del vento, però si tratta di una percentuale esigua. Cioè noi non potremmo avere agricoltura, non potremmo nutrirci se non ci fossero gli insetti. Ecco la grandissima importanza dell'insetto. Poi ci sono altri aspetti molto, diciamo, ignorati. L'insetto è uno spazzino, cioè certi insetti sono degli spazzini formidabili. Noi dobbiamo pensare per esempio alle zone tropicali, dove ci sono... Pensiamo ai parchi africani, dove ci sono tantissimi animali. Pensiamo a quello che sono gli escrementi degli elefanti, gli escrementi dei mammiferi, di grossi ungulati. Bene, ci sono degli insetti che accorrono immediatamente, e sono gli scarabei stercorari, che in quelle regioni sono un po' più grossi dei nostri, i quali fanno piazza pulita, cioè sono stati fatti degli esperimenti da studiosi, e si è visto che in un quarto d'ora, mettendo sperimentalmente una certa quantità di sterco per terra, quello sterco veniva completamente distrutto, spariva. Non solo, ma gli insetti che lo mangiano lo portano sottoterra, perché poi vanno a mangiare sottoterra
e lo trasformano nei propri escrementi, quindi non rimane più in superficie dove tra l'altro potrebbe essere causa, potrebbe essere un focolaio per esempio pericolosissimo di sviluppo di mosche. Lo portano sottoterra, lo trasformano e in questa azione tra l'altro concimano e rendono arieggiato il terreno. Quindi questo è un aspetto per esempio molto ignorato e importantissimo. E anche poi noi qui ci secchiamo quando nelle nostre città vediamo le formiche che vengono a sbarazzare le molliche, i granelli di zucchero. Io da bambino, quando vivevo in Sicilia e non c'erano le automobili, c'erano i carrettini siciliani eccetera, naturalmente sullo sterco dei cavalli, dei muli, accorrevano immediatamente gli scarabei. Se io adesso voglio prendere uno scarabeo per motivi di studio, mi è assolutamente difficile trovarlo, perché sono scomparsi. Perché sono scomparsi. Sono scomparsi perché scompaiono gli insetti. Sono molti gli insetti che scompaiono dalle nostre aree. Diciamo che sono fortemente, forse ho detto scomparsi, è un po' improprio, che sono fortemente diminuiti. Perché? È perché noi contendiamo il territorio a questi insetti, cioè l'urbanizzazione è indubbiamente. Sì, ma per esempio perché le lucciole che una volta si vedevano a migliaia in campagna adesso non si vedono più? Le lucciole, le farfalle, eccetera, risentono moltissimo dell'inquinamento ambientale, inquinamento che non solo dobbiamo pensare agli insetticidi che sono stati sparsi in una maniera selvaggia, soprattutto nei decenni precedenti, perché adesso si sta cominciando a ragionare, a praticare la lotta biologica, a praticare la lotta integrata, cioè lotta biologica più insetticidi solo dove sono necessari. E c'è una maggiore educazione ambientale, però c'è stato un periodo in cui gli insetticidi si spargevano in una maniera veramente disastrosa. Che poi, senza criterio, se c'è. Senza criterio, e poi l'efficacia non era neanche diciamo proporzionata a quelle che erano le aspettative. Ora bisogna aggiungere l'inquinamento anche dovuto al traffico stradale. Cioè c'è un entomologo americano il quale scrive che ne uccidono, parlando delle farfalle, ne muoiono più a causa dei gas di scarico delle automobili che per l'uso degli insetticidi. Quindi noi dobbiamo pensare a tutte queste cause. Senta professore, è vero che gli insetti, che sono un mondo veramente fantastico, pieno di risorse, hanno spesso anticipato soluzioni, invenzioni dell'uomo? Certamente, io per esempio mi diverto a raccontare la storia perché una delle cose che osservai, vabbè, allora non esistevano le cinture di sicurezza delle automobili, c'è un bruco che fabbrica, deve compiere la metamorfosi, quindi deve rimanere attaccato alla pianta per tutto l'inverno, quindi sottoposto a intemperie eccetera. Ebbene, questo bruco costruisce una cintura di sicurezza intorno al torace, poi aggancia la parte posteriore con un bottoncino di seta e qualsiasi intemperia, qualsiasi diciamo avversità atmosferica non riesce assolutamente a staccarlo. Soltanto quando noi entomologi dobbiamo prenderlo, lo prendiamo con tutto il ramoscello a cui è attaccato senza disturbarlo e poi lo vediamo sfarfallare. Io ho fatto tutta la sequenza fotografica, ho partecipato a varie riprese cinematografiche di questo fenomeno, perché la cintura di sicurezza, pensi che, vediamo lì la crisalide dopo la trasformazione, quella è stata costruita dal bruco, vediamo la crisalide sospesa, certo, sospesa con un filo che è molto spesso dalla filiera del bruco, che ha naturalmente una filiera come quella del baco da seta, esce fuori un filo sottilissimo. Io ho contato quante volte, perché poi facendo le fotografie si imparano tantissime cose, ho contato che quella cinturina è rinforzata una quarantina di volte. E quindi è fatta ad opera d'arte. Senta professore, la invito a restare qui con noi perché adesso parleremo di un insetto che può essere da sempre stato molto utile per l'uomo ma anche molto pericoloso, le api. Ce ne parla adesso Ilaria col suo prossimo ospite.